Benvenuti nella biblioteca di casa Saggioli. A Saggioli qui ci invita proprio ad incontrare i suoi libri, quelli su cui ha studiato e ricercato a lungo, e i suoi studi. La biblioteca di casa Saggioli è differenziata in una sezione storica, che comprende i libri di Saggioli, quindi fino al 1974, e anche quelli di casa, quindi di sua moglie, di suo figlio e anche di Ida Palombi. E quindi qui possiamo frequentare, leggere, curiosare tra i libri di casa. A Saggioli era un lettore appassionato e curioso, infatti i suoi libri sono in varie lingue e sono presenti in varie discipline, sicuramente più rappresentata la psicologia, la medicina, la spiritualità, ma sono presenti anche tanti libri di educazione, di pedagogia, di musica. I suoi interessi erano molto vasti. Il catalogo della biblioteca è completamente pubblicato online, tutti i libri sono catalogati e stiamo procedendo anche alla catalogazione delle riviste. Il catalogo locale converge ora in quello del sistema documentario dell'area fiorentina. Attualmente ci stiamo anche presentando in SBN, cioè nel Sistema Bibliotecario Nazionale, proprio per rendere più facilmente accessibile e visibile al pubblico questo ricco e interessante patrimonio documentario. I libri sono raggruppati per lingua e collocati a scaffale secondo la collocazione internazionale decimale Dewey, che raggruppa le discipline in 10 classi e in 10 sottoclassi, in altre 10. Alcuni libri sono veramente preziosi, sia come risorsa oggettiva perché raramente presenti in altre biblioteche del Sistema Bibliotecario Nazionale Italiano, sia per le numerose annotazioni autografe e testimoni di grande studio e attenzione da parte di Assaggioli. Questo, per esempio, della Pensée aux sources de la vie di Kaiserling, noi l'abbiamo in due copie, entrambe zeppe di appunti e non esiste in nessun'altra biblioteca in Italia, come anche questo libro di Jung di psicologia analitica ed educazione e anche quest'altro di Kaiserling ancora, in cui non sono bastate le pagine finali bianche per scrivere gli appunti e Saggioli ha aggiunto degli ulteriori fogli, in parte dattiloscritti, in parte ancora scritti a mano. I libri, i documenti e le riviste successivi al 1974 sono invece collocati al primo piano in quello che sta diventando un centro di documentazione internazionale di quanto si pubblica di psicosintesi sia in Italia sia nel resto del mondo. In questa biblioteca stiamo cercando appunto di raccogliere i libri di psicosintesi successivi al 1974. In questa biblioteca si riunisce il gruppo Alle Fonti per programmare le attività ed è aperto anche al prestito locale. In questo è curato dal gruppo Biblioteca del Centro di Firenze in collaborazione con il gruppo Alle Fonti. E naturalmente gli scrittori di psicosintesi italiani e stranieri, abbiamo piacere che ci invino e che possano convergere quindi qui tutte le pubblicazioni di psicosintesi. Nella biblioteca nuova centro di documentazione sono presenti anche tutti i numeri della rivista che l'istituto pubblica dal 1985 e abbiamo la raccolta completa di tutti i numeri. Che nel tempo si è rinnovata nella veste grafica, che è completamente indicizzata e pubblicata online totalmente gratuitamente. Ma non è solo il catalogo che ci aiuta, possiamo anche lasciarci ispirare, vi dicevo prima, dagli appunti e dalle annotazioni di Assaggioli sui suoi libri. Abbiamo raccolto una scatola che comprende buste colorate secondo le lingue, con ispirazioni nascoste nelle annotazioni delle annotazioni dei libri, e possiamo lasciarci condurre e ispirare. Assaggioli considerava i libri come uno strumento di bene. In questo suo foglietto autografo, ci dice tutto il bene che fanno a noi possono farlo agli altri e per noi è un dovere e una gioia esserne tramite.
e si può farlo appunto in diversi modi e la cura della biblioteca prende un altro senso. E siamo quindi alla fine di questo breve percorso e conoscenza della biblioteca, che è anche un nuovo inizio, perché sarà quindi possibile, quando avrete modo e opportunità di essere materialmente nella biblioteca di Assagioli, consentirci di aprire il cuore e la mente alla lettura e all'ascolto, immergersi nella sua saggezza, nello spazio nuovo, un nuovo incontro con Roberto Assagioli. Buone letture a tutti.